Ok, fondamentalmente perché uscire dalle quattro mura? Perché è necessario guardare fuori da ciò che si fa quotidianamente, guardare quello che succede nel mondo, ma anche a volte semplicemente dal vicino di casa. Comunque, guardare con occhi esterni la propria azienda, riuscire a capire quali sono non tanto le soluzioni adottate per poi copiarle, no? In maniera magari anche goffa, come succede spesso. Ma soprattutto quali sono le diverse condizioni che ci sono in altre aziende per poterle poi contestualizzare nella realtà propria. E meglio ancora, quali sono le variazioni, le variabili che ha un'altra azienda rispetto alla nostra, ad esempio, variabili di animali e parco animali, piuttosto che climatiche, piuttosto che agronomiche, piuttosto che di vincoli particolari in termini produttivi, piuttosto che di mercato proprio del latte. Quindi il concetto è quali sono la contestualizzazione che noi dobbiamo fare, ma ancora di più, se possibile, riuscire ad avere una visione, non soltanto io ho una stalla di 100 vacche Frisone, vado a vedere un'altra stalla di 100 vacche Frisone. Ecco, questo è l'errore che forse dal punto di vista strategico più volte si fa. È bene andare a vedere qualcos'altro, partire sicuramente da un contesto zootecnico, magari andare a vedere vacche da carne, capire quali sono degli elementi che vengono applicati alla gestione di quell'azienda per poi capire se c'è un input, un suggerimento che possa darci un aiuto in termini di gestione della nostra azienda. Poi magari passare ad esempio ai polli, ad esempio poi cambiare, fare un salto anche a visualizzare quelle che sono le aziende agroalimentari di altra natura e poi, diciamo, stressando al massimo questo concetto, verificare se ci sono delle possibilità di trovare qualche spunto anche in un contesto, industriale e quindi. Io quello che ho notato in questi anni è come spesso rimaniamo focalizzati sempre nella nostra piccola realtà, no? Cioè, tendiamo a, non so, io sono nell'area parmigiano-reggiano, tendo a pensare che tutto il mondo sia simile a quello del parmigiano-reggiano. E appena metto fuori il naso dalle famose quattro mura, mi accorgo come ci sia una grandissima variabilità, nella modalità di produrre un'unica materia prima, che è il latte, no? Noi abbiamo un focus specialistico sul discorso del latte e mi rendo conto che ad esempio come piani agronomici in realtà ci sono infinite possibilità al di là di quella che è la foraggicoltura classica e negli ultimi anni abbiamo visto anche molti cambiamenti in questo senso, alcuni che magari non sono andati in porto, no? Alcuni cambiamenti sono state delle strade senza uscita che sono finite ed è finita la corsa verso quel tipo di innovazione, ma non si è fermato tutto lì, cioè ci sono state altre strade intraprese che hanno portato ad esempio a esperimenti ben riusciti. Mi viene in mente la foraggicoltura con le consociazioni fra graminacee e leguminose, oppure le rotazioni culturali, per non parlare della minima lavorazione dei terreni, no? È stata una grossa Tipo la rivoluzione semina su sodo, la no? semina su sodo. Quindi in realtà ci sono sempre state delle persone innovatrici che al mondo hanno apportato delle novità. La cosa importante, secondo me, Marzio, quello che dicevi prima, è quella di riuscire a contestualizzare, cioè di non prendere a modello una realtà e fare un copia e incolla, come si fa su Word, su Excel, ma prendere e modellare delle realtà performanti cogliendo aspetti intelligenti e cercando poi di riformularle all'interno del proprio contesto. Era un po' questo il discorso Sì, che perché si facevi. vedono delle fantastiche stalle israeliane o stalle americane nella pianura padana, quindi con poi dei problemi enormi, perché se quella soluzione, quella tecnologia, quella tecnica in Israele o in Olanda o in America funziona per quell'azienda, non è detto che debba funzionare in provincia di Lodi o in provincia di Modena, ok? Quindi quando ci troviamo di fronte a dei problemi, dobbiamo sforzarci di capire quali sono le modalità e i diversi approcci alla soluzione dei problemi. Esatto.
dobbiamo sempre capire il perché delle cose, non tanto il cosa, ma il come, cioè perché quella soluzione in quel contesto funziona correttamente sugli animali, sulle tecnologie e perché porta dei risultati. E una volta capito il perché, poi lo si applica. Grazie, molto gentile.